energicamente un modo per insegnare, insomma, ai ragazzi quello che significa risparmiare energia, ma insomma soprattutto quello che significa voler bene al proprio ambiente, diciamo un po' in senso lato. Ecco, per lei da presidente è la prima volta, insomma, che affronta questa esperienza. Confrontarsi con i più piccoli che cosa significa? Significa dare un'opportunità al nostro futuro. I più piccoli, i ragazzi, sono le nostre coscienze. Io ho una bambina di 8 anni, una di 2 e mezzo, ma quella più grande è un po' il carabiniere di casa rispetto a questa sensibilità nuova, che è più forte nei ragazzi grazie a progetti di questo tipo. Noi che veniamo da una cultura più anni 70 facciamo un po' più di fatica e loro ci obbligano a così ad essere più educati dal punto di vista ambientale ed ecologico. La cosa è molto importante e per questo che Estre investe in queste generazioni. Questo è un progetto che coinvolge ben 226 classi, 6200 studenti, dall'Abruzzo alle Marche alla Toscana. Ma il cuore di questo progetto batte ad Arezzo, qui è nato, e si tratta appunto di concorsi che coinvolgono le famiglie, che addirittura oggi premiamo, perché è una collaborazione tra giovani studenti e famiglie, ma anche professori, e quindi è un'alleanza tra scuola, impresa e MIUR e appunto un'importante istituzione come Lega Ambiente che ci dà un supporto in questo tipo di progetto. Quindi è giusto che una società di origine pubblica come la nostra investa nella cultura ambientale e che diffonda appunto questa consapevolezza. E si semina chiaramente il futuro, perché il nostro futuro sono loro, sono questi ragazzi, questi bimbi, e quindi tutti questa voglio fare chiaramente, voglio ringraziare Estra per questo importante progetto, perché è un progetto di sensibilizzazione volto nella tematica ovviamente del contenimento energetico, ma che poi ha ovviamente dei risvolti ambientali, e quindi tutto ciò che ci consente per il futuro. Spero che questi ragazzi trovino un futuro che sia migliore del nostro, insomma, questo è l'obiettivo. E le prospettive secondo lei ci sono? Ah, le prospettive sì, bisogna essere sempre positivi, no? Perché poi l'uomo nel tempo ha dimostrato che se vuole può.